Bene, questa mattina siamo qui a Sottomarina, nelle vicinanze del stabilimento internazionale, anche ristorante. Qua abbiamo l'amico Diego Bosco Zemello, che è uno dei gestori. Vedete questo Buongiorno. passaggio a mare bellissimo, ben tenuto, in ordine. Mi sembra che c'è qualcosa che vuoi chiedere al sindaco direttamente, visto che ultimamente il sindaco, non ultimamente, dall'inizio della sua, diciamo, insediamento, segue pedissequamente quello che pubblichiamo. Allora, cosa vuoi dire? Certo, volevo chiedergli intanto buongiorno a tutti quanti, volevo chiedere al signor sindaco e a chi ha competenza se poteva installare in questo passaggio dei bidoni che poi possano venire svuotati periodicamente anche dall'ASP o da chi di competenza per favorire, diciamo, la pulizia. Ecco, io mi sono adoperato a pulire questo passaggio a mare in 3 giorni di lavoro perché abbiamo dovuto separare sia l'erba che era cresciuta mettendogli un cassone dell'ASP e sia la sabbia che si era depositata negli anni e in più gli escrementi di animali perché qua in frasettimanale un 90% delle persone che passano hanno il cane. Niente in contrario a chi passa con i cani, ci mancherebbe, anzi, però c'è, come sappiamo, una percentuale che non tira su e in più quelli che la tirano su non sanno dove buttare il sacchettino, ecco. Perciò è difficile che se la portino fino a casa, ecco. Allora chiedevo appunto questa cortesia e che venga anche messo qualche paletto che non riescano a passare con le macchine perché a volte c'è gente che va a vedere il mare se è mosso o non è mosso La e macchina, con la macchina poi devono fare retromarcia, pazzesco, devono pazzesco. fare retromarcia perché non c'è la possibilità di evoluire in Certo, fondo certo. e perciò in retromarcia è anche pericoloso per il passaggio. Senti, già che ti sento, ho sentito che c'è una nuova problematica nella gestione degli stabilimenti. Cioè, praticamente ho sentito che c'è un provvedimento della Capitaneria di Porto, se ho capito bene, che vi impedisce di pulire, di movimentare la sabbia. È vero, sì, adesso io faccio parte dell'ASCOT, Giorgio Bellemo si sta movimentando, sta cercando un accordo con il comune, con la capitaneria, per darci un'autorizzazione perché attualmente noi non possiamo movimentare la sabbia sulle arenine col trattore e non intendo tirarla su dal mare, intendo all'interno della nostra concessione. Non possiamo movimentarla. Cosa succede? Succede che adesso con la burrasca che c'è stato l'altro giorno si sono riempite le arelle di sabbia e questa sabbia, se noi non riusciamo a spostarla, la prossima burrasca che fa va a finire sul lungomare, sul lungomare e di conseguenza anche la polvere va sulle abitazioni limitrofe, no? E mi Ma perché sembra non si può assurdo. aumentare la motivazione? La motivazione è che ci vuole un'autorizzazione della Capitaneria e non è possibile averla in tempi brevi e non sappiamo neanche la modalità, se ci vorrà la targa del trattore, non lo so, non lo so. So che qua si aggiunge sempre difficoltà a queste imprese, adesso domani siamo tutti quanti a Roma con la nostra associazione, devo ringraziare Bellemo, Giorgio Bellemo che sta organizzando chi col treno, chi con la macchina, perché tutti sanno di questa problematica delle concessioni balneari che dovranno essere affidate con bando pubblico e domani siamo tutti quanti che protestiamo a Roma, vedremo cosa Purtroppo tante succederà. persone non si rendono conto, adesso qua sembra piaggeria verso gli operatori balneari, ma il fatto di mettere difficoltà agli operatori balneari, ma non solo, anche altre attività che sono legate al discorso, è giustissimo che ci sia la libera concorrenza, questo nessuno discute, ma non dare certezze a chi intraprende vuol dire non favorire gli investimenti e se non si favoriscono gli investimenti casca tutta l'economia. Sì, perché noi all'occhio del cittadino comune siamo quelli che prendono un sacco di soldi. In realtà è vero che prendiamo un sacco di soldi, ma è vero anche che ne spendiamo molti, perché noi paghiamo una concessione demaniale, paghiamo i bagnini di salvataggio, c'è stato adesso con i droni quest'estate, siamo la prima spiaggia d'Italia Beh, voi siete stati a fare. colpiti anche da un sacco di maltempo l'anno scorso, avete Sì, avuto un sacco di danni, tra l'altro ve ne ha pagati qualcuno che i danni, non credo. l'altro anno abbiamo avuto una tromba d'aria che è passata fra noi e i nostri vicini, abbiamo speso un sacco di soldi di tende, insegna, adeguamenti perché le leggi cambiano, gli scontrini
fiscali devono avere quella lotteria, allora cambia il software della gestione con i palmari, il software non va più con i palmari vecchi, cambia anche i palmari nuovi, allora ci stiamo adeguando alle regole. Adesso c'è anche il problema del luminoso, non so se hai sentito, inquinamento luminoso, chi ha fatto delle proteste perché dicono adesso saranno anche più tranquilli questi che hanno fatto le proteste perché questo caro bollette penso che tutti quanti cominceranno a abbassare, ci sarà meno, saranno contenti, ci sarà meno inquinamento luminoso sicuro perché saremo due lampadine e aumenteranno i furti, i danni, i vandalismi di conseguenza. Visto che questa Chioggia Capitale sta prendendo piede, ci sono dei media e devo ringraziare chi si è adoperato anche con enormi sforzi. A promuovere la nostra città, Chioggia. Certo. E poi se uno dice, boh, ho visto Chioggia, vado a farmi un giro al mare, a vedere il mare, in sottomarina, e passa per qua, vedeva quello che c'era prima, e adesso vede pulito, e a parte qua l'altro giorno ha fatto la burrascata, si è riempito ancora, io mi adopero a pulire il passaggio periodicamente e chiedo cortesemente, insomma, due bidoni e quattro pali della luce per il... ecco, tutto qua. Grazie Diego. Grazie.